Ciao a tutti amici, bentrovati su TCG Television da Daniel. Dopo aver aperto un fantastico box, se non l'avete visto l'unboxing andatevelo a vedere nei precedenti video, di Dragon Ball Super Card Game Rise of the Unison Warrior, stavolta andiamo su qualcosa di più piccolino, ovvero il Premium Pack Set, chiamato PP01. I Premium Pack, se non, mi pare si chiamasse così, o Special Pack o qualcosa del genere, uscirono già dalla primissima espansione BT1 fino alla BT5, se non vado errato, e contenevano 3 o 4 bustine dell'espansione, non ricordo, e una promo. Adesso contengono 4 bustine e 2 promo, quali in coppia, però il prezzo è aumentato, perché se non sbaglio i Premium Pack vecchi costavano sui 15 euro, qui siamo a 18, c'è chi si rispinge anche a 20. Comunque, bando alle ciance, andiamoci ad aprire questo pack e vediamo cosa contiene. Sicuramente c'è da dire che hanno risparmiato sul packaging, perché è veramente minimale, contenendo 4 bustine e 2 promo. Invece i precedenti erano veramente grossi, come uno starter deck, più quelli inglesi ovviamente. Allora, visto che c'è lo scotch, io vado di taglio, perché sennò veramente ne usciamo fra minuti e minuti. Invece così, ecco fatto, molto più rapido. Allora, c'è una linguetta, non so come si apre, ma c'è, eccola qua, molto figo. Ne volevo prendere due per avere il 4 per delle due carte promo, però secondo me la spesa è troppo esosa per 4 bustine in inglese di 17-18 euro. Scatola svuotata ed abbiamo qui la nostra promo, che è foil, non so se è una foil e una no. Vediamo se riesco a vederlo senza... no, sono entrambe foil, bene. Towa Dark Sorcerer, a costo 4, un 20.000 con Deflect, ma si evolve a 1 da una Towa con un costo di 2 o più, che non è una copia di questa carta. Infatti si stanno ricercando un pochino le Towa vecchie. Allora, quando questa carta viene giocata, pesca una carta, poi rimischia 4 battle card dalla pila dell'avversario, degli scarti nel suo mazzo. Voi direte, vabbè, ma gli vado a fare un favore, gli metto le carte nel mazzo. E no, perché sappiamo bene che esistono la grande scimmia Goku e la Ribrian, che fanno gli sfacelli quando sono negli scarti, perché fanno pescare 2 la scimmia e fanno scartare 2 all'avversario la Ribrian, e quindi questa va a rompere le palline. Ed è molto utile, secondo me, di side. Bene, 4 bustine, una per... no, non c'è... perché hanno tolto l'artwork di Gogeta Super Saiyan 4? A me piaceva. Vabbè. Vabbè, allora, visto che abbiamo 2 Gotenks, apriamoci prima questo. Ovviamente, come per il box, le carte sono in versione inglese, perché questa espansione non esiste in lingua italiana. Fatevene una ragione. Andiamo a vedere cosa troviamo e cominciamo da un Demigra Unison of Source. Io spero di trovare almeno un SR in 4 bustine, se no mi viene da pensare che ho buttato 18 euro perché potevo comprarmi le promo singole. Abbiamo poi un Vegito Infinite Radiance, questa è una buona uncommon. Son Goku Warrior That Cross Time, Shu, Guldo, Trunks, Geese, la carta foil è una comune, no, ho sbagliato, ancora non siamo alla foil, la carta foil è un uncommon ed è un Son Goku che avevo già scimmione, e la carta rara è nera ed è un Vegeta, insomma, meno male, questo almeno mi serve. Bene, 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 primo pacchetto andato, abbiamo trovato un Vegeta, è un uncommon foil che non ci piace granché. Seconda busta con Sincero stavolta, però Sincero me lo tengo per ultimo perché forse porta benino. Vediamo invece il pacchetto di Goku, non lo so, me la sento così. Allora, Goku ci porta Sincero, va bene. Sincero uncommon, vorrei quello raro. Bulma Out Adventuring, Gohan Potential Unlocked, il re, scusate, lo stregone del toro, Vegeta, Bulma, Trunks Elite Descendant, così ho il 4 per, Ginyu,
la sfera negativa una stella, freezer comune, la carta foil è un'altra uncommon rossa, stavolta è una Pilaf Machine di male in peggio, e la carta rara è un'altra carta rossa ed è un'altra Pilaf Machine. Basta! Ma che è, oh? Due buste. Ho detto mi tenevo Sincero per ultimo, così farò. Quindi di nuovo le fusioni di Gotenks adulto e Vegex. Attenzione, Freezer, Colossal Dynamo, Trunks the Eager, Pilaf, Vegeta, Leader Pilaf, che ho anche foil, Son Goku, Freezer Vanilla, Vegeta di nuovo, poi abbiamo una Towa, un Goten, la foil è una comune, che è un Haze Sharon, carino, e attenzione, abbiamo una SR giallo-verde, che è Cell the Dark Parasite. Meno male, ce la siamo scampata con una SR almeno. Bene, almeno mi manca. Due rare e una SR, manca una bustina che pensavo fosse quella più fortunata, a questo punto mi viene il dubbio, però non si sa mai. Andiamo a scoprirlo assieme. Sing Sharon ci porta un Trunks the Eager di nuovo. Abbiamo poi una Pilaf Machine, un altro Sing Sharon Leader, uno Shu, un piccolo, un altro Pilaf Leader. Madonna, che palle sti Pilaf, tecnica. Super Sentry Goku, Bulma, Giru, la foil è una rara. Oh, che bello, un Burning Impact raro, meno male. E chiudiamo con una rara verde che è un Dark Death Ball, che non avevo mai visto, quindi mi manca. Bene, bene ragazzi, ci siamo portati a casa 4 rare, di cui una foil e un Cell SR. Rivediamo in un momento. Si gioca solamente praticamente nel mazzo Cell giallo-verde uscito con BT9, in quanto va proprio in combo con quel Cell Leader, un 30.000 pesante, però con quel leader si gioca facile. Inoltre c'è l'energia gialla extra che permette di giocarlo molto più rapidamente. Bene ragazzi, questo era, intanto io sto slivando il Cell Dark Parasite, questo era il Premium Pack Set uscito insieme a BT10, che ci contiene le Towa Dark Sorcerer. Quindi se vi interessa collezionare anche le promo o giocate a Dragon Ball Supercard Game e vi serve una carta interessante contro alcuni mazzi, infatti secondo me è una carta di side, prendete in considerazione la possibilità di acquistarlo se volete le due Towa promo. E io direi che per questo video è tutto, mettete like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguite anche la pagina Facebook che trovate sempre in descrizione, ogni tanto in pop-up durante il video. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!